Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un video haul di cose che ho acquistato da MAC con la collezione di Natale. Allora, premetto che non volevo acquistare assolutamente nulla di questa collezione perché non mi era piaciuta la cosa che del duo di polveri per il viso, illuminante, blush, non si capisse bene qual era il prezzo perché inizialmente nei negozi l'avevano venduta a 44 euro, quando sul sito era venduta a 53 euro. Comunque ritenevo fosse abbastanza cara, quindi l'avevo proprio cestinata, se non che i primi di dicembre è venuta mia madre qui ad Eboli, appunto per il mio matrimonio, e quindi mi sono ritrovata a Salerno a farmi una passeggiata e quindi mi sono ritrovata davanti a MAC e sono voluta entrare per vedere questa nuova collezione. E ho deciso di prendere un solo pezzo, che è questo cofanetto, diciamo. Perché questo qui costa 47 euro. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Io vi so fare anche una piccola recensione perché i prodotti li ho già provati. L'odore di questa pochettina a me delle cose nuove piace tantissimo. Allora, c'è questa pochettina che è bellissima, a me piace tantissimo, plastificata, con il cosino qui con scritto MAC. Perdonate le mie unghie, ma ce le ho devastate. Ho tolto il gel, ce le ho veramente devastate. E dentro questa pochette escono tre prodotti per labbra. Mi era piaciuto un Vamplify, però costano 24,50 euro se non erro, quindi per i miei gusti era un po' troppo da spendere per un singolo prodotto che praticamente nasce per essere un ibrido tra un rossetto liquido e un gloss. Tutto il set, non mi ricordo se ve l'ho appena detto, ma è costato 47 euro, quindi pochette e tre prodotti labbra che sono un Vamplify, un rossetto e una matita. Allora, questo costa 24,50 euro se non erro, il rossetto 19 euro e la matita mi sembra siano intorno alle 17 euro. Le pochette generalmente di MAC hanno un loro costo, quindi sinceramente tutto quanto mi è sembrato un buon prezzo, comunque conveniente. Io ho preso quello dove all'interno c'è il Vamplify color carne, anche se io in questo Vamplify ci vedo anche una punta di malva. Questo si chiama Tanned In, questo, non so se si riesce a vedere, comunque vi faccio lo swatch. Allora, esce così con questo scovolino, ha immediatamente un colore pieno, cioè abbiamo subito un colore pieno. Questa è una sola passata, ora vi faccio vedere con due passate. Ovviamente è lucido, però non eccessivamente appiccicoso. È un bellissimo colore. A me ultimamente questi colori sul nude, però abbastanza strong, mi piacciono tantissimo perché sono bellissimi da utilizzare tutto il giorno. Sono super portabili. Oggi mi vedo di un colorito strano, mi vedo rossissima, ma ho dovuto abbassare la serranda perché oggi c'è un sole assurdo. Io con queste luci, ragazze, perdonatemi, ma non ci sto più capendo nulla, se devo, non so più cosa devo fare con queste luci. Comunque, questo è il primo colore di questo Vamplify. Devo dire che non ha la durata di un gloss, ma non ha neanche la durata di un rossetto liquido. Diciamo che sta nel mezzo, non dura tantissimo, ma non dura neanche il tempo di andarlo a mettere. Non è appiccicoso come un gloss, però sicuramente io a spenderci 24 euro solo per questo non ce li avrei mai spesi, quindi per questo ho voluto prendere questo
questo set, ecco, per provarlo. E poi io questi li ritengo abbastanza pratici da mettere in borsa, soprattutto magari quando avete applicato un rossetto, una tinta che poi va a seccarsi, questo vi dà di nuovo idratazione e vi dà un po' di colore alle labbra, poi lo potete usare anche picchiettato, insomma. Il secondo pezzo è la matita labbra, questa è la In Control. Questa è la mia prima matita MAC, alla punta molto 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 morbida e devo dire ha una durata estrema questa matita. Io non avevo mai provato appunto delle matite MAC e questa è veramente una durata estrema, dura tantissimo. Anche potreste applicare anche solo questa, perché anche solo questa vi... è molto morbida, quindi non va a seccare eccessivamente le labbra, però io questa la abbino o al rossetto, l'ho utilizzata abbinata o al rossetto o al Vamplify. Da sola non l'ho mai utilizzata, però vi posso dire che è molto morbida e il colore è stupendo. Il rossetto che esce in questo set è un cream sheen, che ovviamente non trovate in collezione permanente, non so se lo metteranno ma non credo, ed è il Magic Spell. Infatti dice che non si può vendere individualmente, cioè da solo, insomma, questo, ed è ovviamente un color nude, però non è per nulla scontato come nude, è molto... ovviamente non è molto coprente, è molto sheer, vedete, ora vi faccio vedere, va stratificato, però ovviamente questi rossetti anche stratificati non danno problemi. E poi a me cream sheen onestamente è un finish che ho imparato a rivalutare nel tempo, perché per quanto mi riguarda non sbordano e hanno anche una discreta durata. Io ne ho almeno 3-4 di cream sheen e mi piacciono tanto. Diciamo che i miei finish sono il matte, il cream sheen, satin ne ho uno se non sbaglio, e gli amplified mi piacciono tanto. I retro matte ne ho, però ovviamente mi sa che dovrò comprare il primer di MAC, perché io quei rossetti da soli non li sopporto, cioè li sopporto per un poco e poi non li tollero più. Però questo set mi è piaciuto tantissimo, 47 euro tutti questi tre prodotti e la pochettina che secondo me merita veramente tanto. All'interno è così. Sinceramente è stato l'unico pezzo di questa collezione che ho voluto prendere, perché ho ritenuto fosse un affare, ecco, cioè almeno spendere dei soldi, però almeno avere tre prodotti da provare. E poi vi volevo fare vedere degli acquisti che ho fatto su eBay. Ora sto cercando di dividere questi video perché ho tanti video haul e quindi sto cercando almeno di dividerli. Allora, su eBay ho voluto acquistare un set di maschere per il viso, dei quali vi farò vedere molto molto velocemente perché sono tantissime maschere. Io le ho pagate sui 13 euro, se mi ricordo, giù nell'info box vi lascio il link del venditore eBay. Le ho pagate sì intorno alle 13 euro e sono un sacco di maschere, ora ve le faccio vedere. Sono tutte maschere in tessuto e se non sbaglio sono coreane o comunque di, sì, made in Corea, quindi ancora non le ho provate perché appunto volevo prima farvene vedere e poi parlarvene. Allora, la prima vi faccio vedere che cosa sono, così, molto rapidamente. C'è questa la patata, c'è questa alle perle, c'è questa al veleno di vipera, alle vitamine, alla bava di lumaca, alla placenta, al tè verde. Poi qui ci sono 30 patch per gli occhi, praticamente, quindi ci fate 15 applicazioni
E questi hanno la cosa che si richiude, ermetica. Così li potete richiudere e rimangono imbevute. Poi c'è questa al pappa reale, al miele, royal jelly, sì, o miele o pappa reale, insomma. Poi c'è questa alle alghe, c'è quella alle cellule staminali, al collagene, all'aloe, al melograno, al coenzima Q10, al ginseng, red ginseng, e poi due al, alla zucchina, che sì, alla zucchina, cucumber, la zucchina se non sbaglio. E niente, tutte queste maschere le ho pagate 13 euro perché io all'inizio volevo fare un haul su BB Cream Italia, però onestamente mi veniva fuori una cifra pazzesca per prendere un sacco di maschere, quindi poi ho valutato e ho detto no, ho visto queste e le ho volute prendere appunto per provarle, quindi ora le proverò e vi farò sapere. E niente, per questo video è tutto, perché sennò vengono dei video chilometrici, quindi preferisco girare più video e farvi vedere gli acquisti piano piano. Per questo video è tutto, io vi mando un bacione grossissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!